Benvenuti a questa piccola scoperta, e cioè alla restituzione a un pubblico di un documento molto, molto raro che è stato realizzato tra il 15 e il 21 di gennaio del 1921, cioè esattamente 100 anni fa. E per parlarne abbiamo con noi Paolo Virzì e Paolo Capuzzo. Paolo Virzì non ha bisogno di grandi presentazioni, è un grande regista del cinema italiano ed è livornese ed è interessato in quanto livornese e in quanto interessato agli accadimenti, ecco, raccontati in questo curioso film. E Paolo Capuzzo invece è uno storico ed è direttore del Dipartimento di Storia dell'Università di Bologna. E ecco Paolo, io comincerei da te perché sono anche molto curioso di avere un punto di vista livornese, perché comunque nel film si vede qualcosa di quella settimana, ma si vede anche la città, si vede anche Livorno. Sì, il film è tanto è stato, credo, il primo esempio di evento politico rilevante ripreso da una macchina da presa, e quindi con tutte la grazia di questa cosa, ma anche la difficoltà, perché le riprese, per esempio, in interni si vede che la pellicola era cosa molto poco sensibile e che gli interventi non riuscivano a inquadrarli. Infatti c'è una parte, non so se io credo che sia, ci sono una serie di vari protagonisti dell'assise, del congresso, che poi vengono mezzo busto con dei colpi di sole molto forti sul viso, facendo finta di parlare, però gli scappa qualcuno da ridere, anche Lazzari, vari altri protagonisti, anche Terracini. Si capisce che non erano stati in grado di filmare quel momento, che quindi lo hanno ricreato successivamente, probabilmente in esterni. Le immagini in esterno invece sono molto vivide, molto allegre, si sente un'allegria di sabato del villaggio, non si percepiva evidentemente quella che poi fu definita una catastrofe anche da molti dei protagonisti della scissione, anche da Gramsci, anche se magari su queste cose dovrei essere più cauto, che c'è uno storico che mi ascolta. Si sente la città, si sente il padrone di casa, Giuseppe Emanuele Modigliani, con quel suo barbone, con la moglie Vera che accoglie gli ospiti, si vede l'arrivo di Turati che viene. Avevano messo probabilmente una macchina presa con un treppiedi. Io mi soffermo anche su questioni tecniche cinematografiche all'ingresso dei Goldoni, e facevano evidentemente fermare per un istante e si vede la scarsa familiarità con il mezzo dell'immagine in movimento. Infatti si fermavano tutti come davanti a una fotografia, come davanti a una macchina fotografica, chi serio, chi sorridente. Si sente appunto l'aspettativa, l'emozione di un'intera città. Studiando un pochino le cronache di quei giorni, ci sono dei tipi d'orgoglio per i livornesi, perché veniamo a scoprire che per l'appunto la polizia di Giolitti sperava di intercettare le telefonate, di spiare le telefonate dei congressisti per cercare di carpirne i progetti, i disegni, le mosse, ma non poteva contare sugli operai e i tecnici dell'impresa dei telefoni in loco livornese, perché erano tutti o socialisti o comunisti. E quindi dovettero fare ricorso ai pisani per riuscire a spiare le conversazioni. Sappiamo che il tentativo era stato quello di fare il congresso a Viareggio,
però appunto c'erano stati episodi anche lì nel settembre di diciamo di che avevano un po' spaventato in particolare le proprietà degli alberghi e dei teatri, che quindi non furono disposti ad aprire apposta fuori stagione per ospitare questo evento, e quindi si scelse Livorno, anche se Livorno non aveva una sufficiente capienza, no, per l'accoglienza, non essendo una città turistica, e quindi c'era il problema di dove dormire. C'è una lettera di Nello Rosselli a suo fratello, e in cui dice: guarda, non stare neanche a venire, non c'è proprio posto. C'era quindi questa anche euforia. Le immagini sono piuttosto allegre, anche se poi l'evento fu drammatico. Fu uno dei congressi, un congresso molto burrascoso, sbucarono pugnali e pistole, il sindaco di Bologna, aiutatemi, Guazza forse, si alzò su una sedia per Gnudi. Ho sbagliato di qualche secolo, di un secolo. No, ma c'era Dozza. Si salì su una sedia per cercare di interrompere gli oratori, e quindi in realtà fu un congresso veramente molto drammatico, con un epilogo anche inaspettato, perché credo che la speranza della testa internazionale fosse quella di riuscire nell'intento di trasformare il Partito Socialista Italiano, che era un partito in quel momento molto molto rilevante, con una vastissima rappresentanza parlamentare, che era andato molto bene alle elezioni. A Livorno avevano stravinto le comunali, c'era un nuovo sindaco, Mondolfi, che aprì l'assise, l'aspettativa era di espellere quelli che erano stati considerati non conformi al progetto rivoluzionario leninista, e quindi di trasformare quel grande partito in un partito rivoluzionario comunista con qualche espulsione. E invece successe il contrario, cioè che una minoranza se ne andò via intonando l'Internazionale, e andarono per l'appunto dal bellissimo Teatro Goldoni sotto la pioggia, qualche isolato più in là, in un teatro abbandonato che non aveva neanche il tetto, dove ci pioveva dentro, dove non c'era l'illuminazione, non c'era, non figuriamoci i microfoni, che peraltro non c'erano neanche al Goldoni, e si svolse appunto in un clima abbastanza precipitoso la costituzione di questo nuovo partito. Vedi, io da livornese ti posso dire una cosa, che a Livorno, avendo avuto anche, insomma, nella mia famiglia, la famiglia di mia madre, zii operai del cantiere, di fede comunista, e che hanno sempre appunto raccontato con grandissimo orgoglio identitario questo fatto che Livorno era la culla del Partito Comunista Italiano, e c'è tuttora una targa, credo messa pochi anni dopo la guerra, 49-50, fuori dal Teatro San Marco, è una targa molto enfatica, visto a queste mura, il 21 gennaio nacque il Partito Comunista di avanguardia della classe operaia, e poi una sfilza di omaggi, Marx, Engels, Lenin, Stalin, l'esempio di Gramsci, la guida di Togliatti per rompere le catene del duro selvaggio. Ecco, questo orgoglio è stato quello che è stato tramandato, ma riguardando, ristudiando anche con gli occhi del senno di poi, di quello che successe subito dopo quell'evento, forse non è stato un evento, forse è stato più una falsa partenza, o perlomeno un momento di divisione che è stato anche pagato duramente. Rileggere gli interventi di quei giorni fa impressione che, per esempio, il tema del fascismo non fosse un tema rilevante, ed eravamo insomma l'anno dopo ci sarebbe stata la marcia su Roma, e che invece sfuggivano queste cose, perché c'era da affrontare le 21 condizioni di ammissione del Comintern,
degli emissari leninisti, arrivò questo bulgaro, questo Kavachev, che girò la platea, perché il tentativo di tanti, di quasi tutte le componenti, anche quelle, anche comunisti come Elio Barontini, insomma, la speranza era quella comunque di riuscire a tenere insieme questo grande corpo di organizzazione, e invece, ecco, il risultato, questo lo giudichino meglio di me Paolo e altri storici, però a me sembra abbastanza catastrofico. Quindi devo per forza smentire la narrazione mitologica che a Livorno è stata fatta di quell'episodio, per raccontarla sotto un'altra luce, forse più dolente. Grazie Paolo per questo racconto così, così bello, appassionato, giusto. E ecco, Paolo Capuzzo, intanto voglio dire che questa iniziativa, ecco, relativa alla rendere disponibile questo filmato, è realizzata assieme alla Fondazione Gramsci dell'Emilia Romagna, fondazione che poi in queste giornate organizzerà vari eventi, e poi assieme noi contiamo, una volta che si potrà finalmente riaprire le sale, anche fare un ciclo molto più complesso e molto più ricco di quello che oggi siamo in grado di fare in streaming. Però ecco Paolo, forse è utile che tu ci dia un inquadramento anche di che cosa poi porta al congresso di Livorno e delle grandi questioni che erano in gioco in quella settimana. Sì, guarda, lo sfondo di tutto ciò è la Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale è veramente una cesura, 4 anni di violenza di massa, nella quale queste masse vengono portate appunto al fronte, mobilitate, via dicendo, e alla fine della guerra vogliono contare politicamente. Quindi è un'accelerazione di processi sociali, politici, economici, proietta poi le masse lavoratrici fuori dalla guerra con un peso politico che nell'anteguerra non avevano, e lo si vede appunto in tutta Europa, direi in tutto il mondo, e uno in Italia appunto le elezioni del 19, quando il Partito Socialista, qua, questo enorme balzo in avanti, diventa il primo partito. È quasi preoccupante il consenso, che nel senso che il 32%, no? Sì, 32% più di 150 parlamentari, insomma, una forza politica in attesa. Tra l'altro, il secondo partito è il Partito Popolare, quindi sono nuove formazioni politiche che trasformano completamente la politica italiana. Ma come dicevo, un fenomeno che va ben al di là dell'Italia. Uno degli effetti della Prima Guerra Mondiale è la Rivoluzione Russa. E quindi qua torniamo appunto alla questione che veniva richiamata anche prima, insomma, di questa forte internazionale che hanno anche quegli eventi che succedono a Livorno in quei giorni. Perché nel 17 appunto si comincia in febbraio, si sa, poi in ottobre i bolscevichi prendono il potere e fin da subito intendono la loro rivoluzione come una rivoluzione mondiale. Vogliono fondare un partito mondiale rivoluzionario, perché questo, diciamo, è l'approccio marxista alla questione. E nel 19, in mezzo alla guerra civile, quando hanno da seguire mille cose, però vogliono immediatamente fare questa internazionale che metta insieme i proletari di tutto il mondo. Di fatto quello del 19 è un convegno improvvisato che, insomma, ha un valore simbolico, diciamo. Quello vero di fondazione è quello dell'estate del 20. Che crea quelle condizioni che diceva prima anche Virzì, con quelle 21 appunto condizioni. La condizione 7 prevede l'espulsione dei riformisti. E Turati, anche Modigliani peraltro, è proprio citato in quella, nel senso fanno una serie di esempi, no, di politici che non possono essere parte di questa formazione rivoluzionaria perché rivoluzionari non sono, e dicono Turati, Kautsky e una serie di McDonald, una serie di altri personaggi. Teniamo presente che quando c'è questo convegno, il quale peraltro
alcuni dei presenti a Livorno sono stati appunto a Mosca, a Pietroburgo, in quell'estate del 20, e quando arrivano lì è un momento in cui le cose si stanno mettendo bene, cioè dopo 3 anni durissimi di guerra civile, l'Armata Rossa sta incredibilmente vincendo, perché non gli bolscevichi stessi disperavano della capacità di fronteggiare le armate bianche all'interno, le aggressioni degli eserciti all'esterno e via dicendo. E proprio in quell'estate la Polonia, che aveva tentato un'espansione in Ucraina, in Bielorussia, nelle repubbliche baltiche, viene non solo rintuzzata, ma l'Armata Rossa arriva alle porte di Varsavia. Quindi l'idea che questa rivoluzione si possa espandere rapidamente e arrivare in Germania poi, perché quello era il punto nel quale si pensava che poi avrebbe rappresentato proprio la svolta di questo processo rivoluzionario, no, c'è grande fiducia. Anche nell'Asia centrale stanno riconquistando appunto quelli che erano i territori dell'impero zarista che avevano perso. Poi già nei mesi successivi in realtà la situazione comincia a cambiare di segno. No? Si sa, la Polonia reagisce, addirittura rintuzza un po'. Quindi quelle 21 condizioni un po' baldanzose sono anche il frutto di questa congiuntura favorevole. Già appunto a gennaio del 21 alcune condizioni stanno un po' cambiando. Ed è esattamente come diceva prima, cioè l'aspettativa del comunismo internazionale è quella che si sposti l'intero partito, perdendo Turati, che era molto minoritario in quel momento nel Partito Socialista. E invece lì prevale questa linea unitaria, per cui a un certo punto se ne vanno loro. Kabachev è presente, tiene tutti i giorni rapporti con Mosca per informare come si stanno svolgendo le cose, cosa facciamo, cosa non facciamo. Tieni presente peraltro che in realtà dovevano venire in Italia proprio i vertici, cioè tolti Lenin e Trotsky, dopo siamo a quel livello lì, insomma, cioè l'attenzione verso l'Italia proprio per questa forza politica che aveva il Partito Socialista è altissima. Alla fine però prevale questa linea unitaria, Turati si difende bene durante il congresso e quindi escono, quelli che poi fondano il Partito Comunista. E quindi questo è il contesto, diciamo, un po' internazionale che va tenuto presente, proprio perché nasce il Partito Comunista d'Italia, come si chiama allora, no? Poi il partito di Togliatti dopo la Seconda Guerra Mondiale diventa Partito Comunista Italiano, no? Accentuando l'aspetto nazionale. Lì invece è la sezione italiana del Partito Mondiale della Rivoluzione, no? Ed è interessante questo. L'altro aspetto è che in realtà anche la maggioranza del Partito Socialista, quella che rimane nel Partito Socialista, vorrebbe entrare internazionale, vede Lenin come una figura di riferimento. L'unica cosa è che non si spingono, anche per ragioni proprio, direi, quasi di comunanza nella militanza, insomma. Non è un caso che ci sia una frattura generazionale anche profonda, no? I comunisti sono i giovani. La Federazione Giovanile Socialista entra quasi interamente nel nuovo partito. Terracini, che tiene quel discorso importante, ha 26 anni ed è uno dei leader. Gli altri, Bordiga il più vecchio, ce ne ha 32 di questa nuova generazione. Ecco, sulla questione poi del fascismo, è vero, c'è una sottovalutazione. È anche vero che anche lì le settimane, i mesi sono cruciali. È vero che c'è stato Palazzo d'Accursio, no? La strage di Palazzo d'Accursio è 2 mesi prima. No? A Bologna. E questo è un momento nel quale lo squadrismo all'opera si vede. E poi saranno proprio gennaio e febbraio del 21 che comincia pesantemente, proprio in quelle settimane, la violenza squadristica. Non che non ci fosse stata prima, ma non aveva avuto quelle dimensioni. Se vogliamo, era più il partito nazionalista quasi che era in quel momento più incisivo, perché Mussolini era partito male. Al 19 va alle elezioni e non riesce ad entrare in Parlamento. Poi già le elezioni di marzo, quindi 2 mesi dopo,
grazie anche a Giolitti, grazie a questo, entrano 35 poi fascisti in Parlamento per la prima volta. Quindi sicuramente c'è una sottovalutazione data un po' da questa idea che comunque si sta andando avanti forte, che insomma si vincerà e via dicendo. È anche vero che è un momento nel quale, diciamo, i segni ci sono e però ancora il fenomeno forse non si è dispiegato con tutta la violenza con la quale che poi si dispiega nel corso del 21. È vero, poi Gramsci lo dirà, come ricordava prima, un paio di anni dopo riconoscerà in quella scissione così dura, e per questo mi ero segnato proprio la parola allegria che avevi usato, perché è quella che si vede proprio dal filmato, che fa un po' da contrasto con una scissione che fu molto dura, invece, con una battaglia congressuale che fu molto dura in circostanze anche molto drammatiche, insomma, perché lì si stava parlando appunto di opzioni, di scelte che poi implicavano conseguenze politiche, esistenziali, come poi molti di questi, insomma, pagheranno. Pagheranno duramente, a cominciare proprio dallo stesso Gramsci, che peraltro durante il congresso ha un profilo basso, non è fra non interviene, sta in disparte, anzi viene, teme la contestazione, molto intimidito dai cenni dei baccani di protesta verso gli ordinovisti, che rispetto a come erano state gestite questioni, battaglie dei consigli di fabbrica a Torino, insomma. L'auspicio, se non sbaglio, era che aveva un problema di voce, che aveva la voce, sì. Era afono per via di una raucedine da raffreddore, ma in realtà la sua, come si chiama, Fedele Ada, mi pare, la sua raccontò che aveva, si era reso conto che non tirava una buona aria. Infatti è vero che poi la vera figura di spicco per quanto riguarda la frazione comunista, insomma, fu il napoletano e l'ercolanese Bordiga, con quel, insomma, il gruppetto della rivista Soviet, che aveva un'applicazione, che immaginava un'applicazione severa e disciplinata delle ricette leniniste e marxiste all'Italia, ma leggendo le trascrizioni degli interventi si sente anche la sua, come si può dire, entusiastica immaturità politica rispetto al polso di quello che sta avvenendo nel paese. Insomma, è già più maturo l'intervento del 26enne o 27enne Terracini rispetto a quello di Bordiga. Scusami, ti ho interrotto, Paolo, perdonami. No, ma più o meno c'eravamo, appunto, richiamavo questa questione del fascismo, e Gramsci, appunto, poi... Come sappiamo, è come se nel 23 nasca quasi un nuovo partito, no? Proprio quando finisce il periodo di Bordiga. Tanto è vero che poi nella storiografia comunista, anche successiva, no? Molto ortodossa, fino a anni, insomma, abbastanza, poi fino al dopoguerra, no? Vengono quasi taciuti con imbarazzo quei primi due anni, perché poi Bordiga cade in disgrazia e quindi non si vuole quasi... diciamo nominarlo e via dicendo. È ben vero che con la leadership di Gramsci dal 23 in avanti, e di nuovo questo accade in Russia, perché quando Gramsci prende la leadership del partito è in quel periodo appunto che ha trascorso in Russia, lui ci va alla fine di maggio, parte del 22, tra l'altro ha problemi di salute. Poi c'è la marcia su Roma e quindi gli dicono rimani lì perché qua non... e quindi si ferma poi alla fine del 23, e quelli sono anni, un po' di esperienza lì, un po' di riflessione sulla situazione italiana, un po' anche è quella fase in cui si esce dal comunismo di guerra, no? Anche in Russia, e si apre la NEP, che sembra un sistema nel quale si può pluralizzare di nuovo un po' il dibattito politico, nel quale c'è un parziale ritorno del mercato. Insomma, è una fase, diciamo così, che infonde un qualche ottimismo, poi che poi Stalin lì a poco, insomma, soffocherà, ma anche sulle sorti del regime sovietico. E proprio in quel contesto, appunto, poi Gramsci riconoscerà che
quella scissione fatta in quel modo fu un grande errore politico. Ma ecco, mi pare addirittura che da Lenin giunsero parole di, come si può dire, di delusione rispetto a quello che era avvenuto, e che forse appunto ci fu anche un'incapacità di capire Mosca la specificità italiana del momento, di una società più complessa, con problemi con il nord, il sud, il centro, le tematiche, insomma, dove non c'era l'omogeneità di un paese rurale come la Russia, ma appunto un nord industrializzato, un sud agrario, un centro del Papa, queste cose si sente molto il tentativo disperato delle componenti più unitarie, anche quelle che poi i massimalisti unitari o centristi come Serrati, come Bacci, che comunque erano favorevoli all'adesione alla Terza Internazionale, ma che cercavano di spiegare ai compagni di Mosca: guardate che le cose qui non è proprio come la Russia, siamo un paese diverso. Non c'è da dire, non so se sei d'accordo Paolo, rileggendo oggi l'intervento di Turati, mette i brividi, perché è una profezia, ed è un intervento bellissimo, commovente, quando parla dei temi rilevanti, la violenza. Che cos'è la rivoluzione? La rivoluzione, dice, non è una cosa che avviene domani, dopodomani, in pomeriggio, ma è un processo, è un'evoluzione. È una, anche quel suo. E lo fa tutto questo lui, che doveva essere una specie di capro espiatorio, no? Doveva essere principale, cioè era seduto sul banco degli accusati, no? Era appunto stato indicato come bersaglio, insieme a Modigliani, di quella componente ministerialista, e si permette invece un tono per nulla sprezzante, anche affettuosamente ironico, quando si rivolge a quelli che poi si rivederanno essere scissionisti: come siete così intelligenti, non potete non capire che cosa sta avvenendo. Il suo intervento poi peraltro fu anche molto molto applaudito, può darsi che sia stata un'altra delle variabili impreviste rispetto alla discussione, perché probabilmente per questo alla fine il risultato della votazione finale, dove si confrontarono, se non sbaglio, tre mozioni: la unitaria, la comunista, ma anche la concentrazionista, cioè vinse la mozione unitaria, credo anche sulla spinta delle parole di Turati. Senti, prima che Capuzzo proseguo su questo ragionamento, però Paolo, ti volevo fare una domanda da cineasta. Fare una domanda da cineasta, nel senso che questo documento, di cui sappiamo poco o niente, nel senso che non sappiamo chi è l'autore, è arrivato in Cineteca, lo portò Cecilia Mangini, e visto con gli occhi di oggi è un documento molto commovente, e in realtà poi io l'ho visto molto spiritoso, no? Ma anche molto spiritoso, ed è molto giusto quello che tu dici, cioè si sente che c'è un'aria di festa comunque di un partito. La maggior parte degli eletti è stato eletto per la prima volta, sono onorevoli da pochi anni, c'è comunque l'adesione di una città, c'è una folla, c'è il futuro, ecco, e però c'è anche, da un punto di vista del cineasta, che non sappiamo chi sia, il film non ha un visto di censura, non abbiamo nessuna informazione, però, come hai detto giustamente tu all'inizio, è comunque un cineasta o un gruppo di cineasti, non lo sappiamo, che comunque si pongono il problema: come fare a raccontare una settimana burrascosissima di un congresso estremamente complesso, e trovano e inventano un format in qualche modo che è abbastanza preciso, perché comunque il primo a parlare è Giovanni Bacci, che è il presidente della prima giornata, che poi sarà il nuovo segretario alla fine del Partito Socialista,
le varie mozioni sono rappresentate e ognuno ha diritto a una didascalia e non di più. Quindi c'è una sorta di par condicio e appunto, come hai ricordato, è un film impossibile perché non ha un microfono, non esisteva il cinema parlato, è un cinema muto, ecco, è un cinema muto, quindi bisogna raccontare una cosa complessa come l'emozione, le cose, con una didascalia, e non c'è neanche una pellicola sufficientemente sensibile per poter entrare dentro al Goldoni, se non per qualche piccola immagine. Poi credo che il Goldoni avesse o ha un soffitto in parte vetrato, e quindi in alcuni momenti del giorno si vede che entra la luce, e quindi qualche piccola ripresa al Goldoni sono riusciti a farla. Ma il film ha comunque non parla del fascismo, non parla neanche della scissione. La scissione non è nominata. Alla fine si dice, chiedono all'onorevole Ferraris com'è stato il risultato, e lui dice ottimo. E quindi non si fa menzione del, e anzi il finale io l'ho letto con... C'è la dichiarazione di Musetti, entro un anno saremo di nuovo riuniti, no? C'è sì, ma c'è anche questa... si chiude sul sol dell'avvenire e poi c'è un ferroviere con una bandiera che possiamo immaginare sia la bandiera rossa, quindi il futuro è comunque un futuro di unità, è comunque un futuro che ci appartiene, ecco. E sono curioso di sentire il tuo punto di vista da cineasta su questa situazione. Ma quello che mi ha colpito per l'appunto è innanzitutto questo tono scanzonato, anche delle didascalie graziosissime, con grafia, con caratteri, con dei font Liberty, per esempio a un certo punto su Buca, io non saprei bene chi sia, magari Paolo mi può aiutare a capirlo, l'assessore da Paolucci, e c'è scritto il più magro, punto esclamativo, e si vede poi invece il faccione grasso di un omone obeso, quindi c'era già del fat shaming, come si dice oggi, senza però la cultura della suscettibilità che abbiamo in questo momento. E venivano appunto presentati i protagonisti, la stampa, il Kabashev viene dedicato con la didascalia il Papa Rosso, adesso non mi ricordo, a presa di giro, in modo canzonatorio, insomma. Quindi colpisce questo spirito per raccontare un evento così serio e così drammatico da parte dell'autore, di chi ha montato questo materiale. Sì, poi appunto piccoli omaggi alla città che ospita l'evento, c'è un pezzetto dei Bagni Pancaldi, c'è il mare, la Torre della Meloia, in lontananza, un pezzetto della statua di Vittorio Emanuele, che all'epoca era in Piazza Grande, prima che quella piazza fosse devastata dalla Seconda Guerra Mondiale. Chi ha concepito, chi ha girato, chi ha montato, sentiva evidentemente lo scopo, cioè di trasmettere in forma popolare, di fare questo racconto anche per l'appunto a una platea, ha cercato insomma di intrattenerla, di porsi un problema di comunicazione moderno, ecco, e quindi di adottare un registro narrativo che era da una parte di documentazione scrupolosa, ma dall'altra anche di fare un po' di spettacolo. E questo è notevole, insomma, che, per questo filmato mi sembra davvero prezioso, insomma, perché senti dietro un'esigenza anche proprio di comunicazione a tante persone di questo, quello che era accaduto in quei giorni. Quando ritrae, come dici te Gianluca, con una specie di par condicio, come fanno come li chiamano, i panini del TG1, no? Dove mettono
una dichiarazione di Forza Italia, una di 5 Stelle, cioè anche lì appunto c'era quando inquadrano i vari protagonisti sono in genere sorridenti. È interessante invece il gruppo dell'Ordine Nuovo, sono tanto inquadrati a gruppo, non, a parte Terracini che viene filmato o mentre interviene o mentre gli viene chiesto di ripetere il suo intervento in esterno, questo è difficile stabilirlo guardando il materiale, ma altrimenti l'Ordine Nuovo inquadra un gruppetto dove sono tutti rigorosamente giovanissimi, forse il più grande è Terracini che ha 27 anni, ma dei ragazzi, vedi proprio delle facce da ragazzi, non c'è Gramsci, Gramsci si deve essere proprio sottratto anche alla macchina da presa, ma sono tutti molto seri, forse perché sono torinesi, forse perché sono portatori di uno stile dell'ordinovismo. Allo stesso tempo però sull'Ordine Nuovo giornale, perché in quei giorni lo si pubblicava in forma quotidiana, e ci sono le cronache del congresso, probabilmente scritte dal giovane Togliatti, anche se non è certo, ci sono delle caricature molto graziose, anche lì molto comiche, non avendoci materiale fotografico, avevano, come si fa nei processi americani, avevano disegnato i congressisti, ma in forma anche lì con spiritosa. Questo mi piace molto perché racconta di come, ecco, anche la politica, adesso si dice, adesso si pensa solo i politici che fanno i selfie, dicono le battute e cazzeggiano così, e probabilmente è vero che questa cosa racconta anche un vuoto deprimente della politica e della classe e del declino della classe dirigente del nostro tempo. Ecco, quella classe dirigente, che è una classe dirigente formidabile, di persone che avevano dei combattenti, gente che poi passerà la vita in galera o nei confini, negli esili, scappando dalla polizia. Sia Modigliani entrava e usciva di galera, aveva dovuto ritardare, l'anno prima era morto suo fratello Amedeo a Parigi, proprio nel gennaio del 20, e lui aveva dovuto attendere per andare a recuperare la salma e occuparsi di risarcire quello che avevano provveduto ai leggendari funerali di Père Lachaise, dove partecipò Tartt nel Novecento, ma sto divagando su un altro livornese, ma dico, non poteva andare perché era sotto controllo della polizia, non gli davano il permesso. E tuttavia c'era questo tentativo di raccontare questo evento, questa discussione, in una forma che fosse anche leggera, che fosse anche appunto apprezzabile da chi non sapeva leggere bene. Ecco, da chi insomma si sente la profonda cultura popolare. Certo, poi il discorso su che cosa è successo, è nato il PCD a Teatro San Marco, che era il partitino di Bordiga in realtà, dico io forse un po' sbrigativamente, e forse il Partito Comunista nasce, come dice Paolo, a Lione e qualche anno dopo, o forse addirittura viene da pensare che nasce con Togliatti che torna dalla Russia a Napoli, Salerno, le riflessioni in carcere di Gramsci sulla specificità della storia italiana, quindi ecco che prende quello spessore di grande partito, per l'appunto di rivoluzionario, ma allo stesso tempo che sente la responsabilità di un paese, e insomma si passa da quello schematismo, direi, dottrinario del 21 a un'idea invece inclusiva del partito, no? Che poi porterà alla resistenza e probabilmente il Partito Comunista Italiano nasce con quello che abbiamo conosciuto noi, con la disponibilità di Togliatti di allearsi anche con i monarchici pur di fare un fronte nazionale comune contro il fascismo e contro la dittatura.
Paolo, mi hai messo tanti di elementi e non so, Capuzzo, se vuoi riprendere alcuni, però ecco, anche a te comunque ti chiederei una cosa, e poi tu ovviamente sei libero di... Però una cosa sul film è che dal film emergono molte figure che oggi sono molto poco conosciute, e quindi ad esempio la figura di Argentina Altobelli, che io ho conosciuto perché era molto presente nel film, e poi ho scoperto essere donna e politico straordinario. Da Lisa Dimola, che era sposata con il maestro elementare Abdo Altobelli, che decise di fare il mammo per permetterle di fare battaglia politica, si occupava lui dei due figli. Che avevano questi nomi curiosi, Demos e Trieste. No? E poi l'altra cosa che ti chiedo è su, siccome nel film si vede a un certo punto un'animazione in cui c'è un temperino e un coltello, e prima c'era stato l'onorevole Vacirca e Bombacci, ecco, se magari ci chiarisci cosa vuol dire quel passaggio. Sì, lì appunto è questo episodio. Bombacci era un personaggio un po' problematico, diciamo. Tra l'altro lui era un stato bellissimo ragazzo, ecco, uno che forse sì, Virzì poteva prendere in un film, perché insomma si vede che aveva sì questa faccia dostoevskiana, questa barba, era un matto, era un collaborazionista, scoprimmo, visto che l'esito del suo percorso insomma è quello che lo porta a Salò. Lui era tra l'altro stato a Mosca a quel congresso di cui parlavamo prima, e Vacirca, che è un altro personaggio straordinario, Vincenzo Vacirca era siciliano di origine, ma era poi stato eletto nella circoscrizione di Bologna, uno che ha girato il mondo, che è stato negli Stati Uniti, insomma, anche lui dentro e fuori di galera, cioè, le biografie di questi, come ricordava anche prima Paolo Virzì, sono un romanzo ciascuno, insomma, perché avevano dei trascorsi di un certo tipo. Comunque, appunto, Vacirca a un certo punto se la prende con Bombacci, lo chiama appunto rivoluzionario del temperino, perché diceva, gli attribuiva la responsabilità di avere un po' esasperato i conflitti nel corso del 1920 e di avere creato una situazione di... E Bombacci, dando ragione in questo modo al suo interlocutore, in qualche modo tira fuori la pistola come risposta, e pare che Terracini e Bordiga lo prenda e dica: lo stai facendo, insomma, e la cosa si ricompone, diciamo. Scende giù dal palo, scende giù dal palchetto, perché prima sbucca questo revolver dal palchetto, poi scende giù di corsa, si precipita sul palco, devono trattenere. Vedi che Paolo Virzì si vede già il film, appunto, di Bombacci che esce con la pistola, insomma. E poi Bombacci, tra l'altro, siccome lui entra nel partito, però è un isolato, perché non lo voleva nessuno fondamentalmente, perché era... Però in realtà i russi poi per un po' di tempo lo tengono in considerazione, perché sperano, siccome lui è molto legato ai massimalisti anche che sono fuori dal partito, attraverso di lui di ricucire un po', che è quello che i russi sperano di fare, e che insisto con Bordiga, però... Come diceva anche prima Paolo, Bordiga è rigidissimo, e lì nasce un conflitto che poi risolve Gramsci tra l'Internazionale, il partito russo e il partito italiano. Il partito italiano passa dei brutti momenti poi a Mosca, perché gli dicono: voi dovete smettere di fare i settari, dovete cercare di ricomporre in qualche modo la situazione. E questi appunto conflitti passano attraverso questa successione. Poi è un periodo densissimo di eventi, no? Per cui è difficile dopo non rileggerlo se non in maniera circostanziata, perché cercando di capire quali sono le influenze varie e via dicendo. Io però volevo chiedervi una cosa, perché forse non la ricordo male: è vero che c'è una par condicio molto ben programmata, e proprio forse anche per rafforzare questo auspicio di ricomposizione, no? Quindi, però, se non ricordo male, quando parlano Terracini e quando parla Bordiga, c'è un montaggio di gente che ride quando parla Bordiga e di gente che fa il segno con lì, cioè, che non mi sembra ci sia negli altri, insomma. Quindi, no, è vero.
lo mettono, però vogliono anche segnalare che c'è contestazione rispetto a quelle posizioni lì. E quindi forse appunto è un modo leggero, diciamo così, anche per segnalare, diciamo così, la distanza da parte di chi ha poi prodotto. Ma quello che senz'altro la committenza di quel filmato, immagino, fosse il Partito Socialista. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. E quindi probabilmente sì, cioè la linea editoriale era quella di cercare di sminuire i contrasti, di accentuare gli auspici di unione, tutti questi vaticini finali di Ramusatti, la speranza, insomma, che poi sarebbero tornati di nuovo insieme. E quindi probabilmente è vero quello che dice Capuzzo, cioè c'era il tentativo di dire: vabbè, sono giovani, sono un po' matti, sono comunisti, ma vedrai che torneranno con noi. E tra i personaggi ce ne sono tanti, mi viene da ricordare Misiano, e se non altro perché sto parlando con voi, poi diventerà grande uomo di cinema quando poi andrà in Unione Sovietica. Lui peraltro era stato anche a Berlino nel gennaio del 19, quindi il tentativo rivoluzionario tacchista, anche lì una biografia molto... Misiano è quello che ha portato in Italia la corazzata Potemkin. Sì, ma è stato il protagonista della più bella stagione del cinema sovietico degli anni 20, producendo molti grandi capolavori, ecco, quindi tant'è che potrebbe anche essere che dietro questa operazione ci fosse Misiano. Non ci avevo pensato, ma ora che mi ci fai pensare, sì, perché probabilmente la strumentazione tecnica, i laboratori di sviluppo e stampa, ecco, ci voleva quel know-how che probabilmente nessun altro aveva, visto che era una novità. E invece Misiano, sì, era l'unico che poteva avercelo. Ecco, invece una parola ancora sulla questione che veniva posta anche prima delle fasi della storia del partito. No? È vero, c'è cesura. Diciamo che in qualche modo, se vogliamo, noi eravamo partiti anche da questa importanza della guerra, della prima guerra mondiale, e poi l'importanza della seconda guerra mondiale. Cioè, anche il modo in cui questo partito si struttura è un po' l'eredità diversa anche di queste due guerre. E l'esito poi che c'è appunto nella seconda, che è quello di un assetto internazionale, diciamo, concordato dall'alto, perché appunto poi la guerra fredda è stata una guerra, però al contempo, quantomeno in Europa, ha insomma garantito una certa stabilità nel confronto, no? Cosa che la prima guerra mondiale invece non si trova un ordine stabile, no? E allora anche dentro a questa turbolenza del post prima guerra mondiale si capiscono anche alcune posizioni che se tolte da quel contesto risultano incomprensibili, no? Mi riferisco alla violenza politica, all'idea della rivoluzione come rottura, insomma. Quella era l'esperienza di quella generazione che era cresciuta nella guerra, dentro quel clima di violenza e di rotture tragiche. E nella seconda guerra mondiale si cerca anche un po' poi di mettere a frutto l'esperienza della prima, e quindi di chi vince la guerra deve poi prendersi la responsabilità di costruire un ordine stabile. E poi sicuramente il magistero di Gramsci e dei suoi quaderni nel pensare un partito che sia di massa, che sia egemonico. E poi l'egemonia come termine lo riprende da Lenin, tra l'altro anche in parte Gramsci, ma questa idea che in Occidente devi consolidare basi forti, cioè una società molto complessa, non il colpo di mano, diciamo, non è più nel fronte del Partito Comunista dopo la Seconda Guerra Mondiale. Bene, io vi ringrazio. Temo che potremo parlare per molte ore ancora di questo piccolo film, però siccome abbiamo parlato più della durata del film, adesso dobbiamo smetterla. Io vi ringrazio di cuore e penso che comunque tante cose devono essere ancora scoperte su questo piccolo film, che
che da adesso ricomincia a parlarci. E quindi grazie a Paolo Capuzzo e grazie a Paolo Virgilio. Grazie a voi. Ciao. Grazie a te e alla Cineteca che ci avete dato questo piccolo gioiello. Vi ricordo anche le iniziative, insomma, per tutto il 21 ne avremo molte con la Fondazione Gramsci e con la Cineteca. Sì, e speriamo senza più il Covid, soprattutto, ecco, questo è l'augurio.